Oh, e adesso se siete pronti per essere stesi definitivamente, dopo avete una possibilità: o ascoltare l'intervento oppure ve lo mando via mail per chi ha fame. No, non ho le slides. No, guardate quanti documenti ho qua e preparatevi. No, sto scherzando anche per sdrammatizzare un po' degli argomenti che, come avete visto, sono estremamente importanti, estremamente complessi anche da un punto di vista tecnico, per cui è stata importante questa legislatura anche per noi portavoce e per tutti gli attivisti che con noi in regione hanno collaborato nei vari gruppi di lavoro, singolarmente con le associazioni, con i comitati, con le categorie, per poter anche fare un quadro generale che prima magari non avevamo su certe tematiche e avere dei dati sulle specificità della Lombardia che fino ad ora avete ascoltato e che ci consentono di formulare delle proposte valide e che rispettino le vere esigenze ai cittadini lombardi. Dunque, io qui entro in un altro campo, che è quello dell'edilizia pubblica popolare, le case popolari. Sembra una cosa semplice questo mondo, no? Quando io parlo di case popolari con le persone, la prima cosa che mi dicono è mi segnalano un abusivo che ha occupato un alloggio, mi parlano di problemi di pagare l'affitto, quindi morosità, ma un quadro generale ci dice che questo tema è direttamente riconducibile a un diritto fondamentale per cui il Movimento 5 Stelle deve battersi in tutte le sedi, che è il diritto alla casa. Il diritto alla casa, costituzionalmente sancito in maniera esplicita e implicita dalla Costituzione italiana, è prima di tutto siglato chiaramente dall'articolo 25 della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo. Vi leggo perché è brevissimo. Ogni individuo ha diritto a un tenore di vita sufficiente a garantire la salute, di cui abbiamo parlato, e il benessere proprio e della propria famiglia, con particolare riguardo all'abitazione. Cosa significa? Che la casa è un bene primario, che attraverso la casa un individuo riesce ad esercitare la propria identità e la propria, far crescere la propria famiglia. Quando noi diciamo nel movimento nessuno deve rimanere indietro, guardiamo principalmente a una necessità primaria dell'uomo che è il diritto alla casa. E quindi, per diciamo farvi capire quanto è complesso gestire questo quadro, che è stato gestito malissimo, le politiche abitative nazionali prima di tutto e anche regionali, e vedrete adesso perché, sono tutte sbilanciate in maniera contrastante rispetto a quelli che sono i dati reali che adesso vi dirò. Allora, innanzitutto, prima dovete, quando si parla di diritto alla casa, per capire il fabbisogno lombardo di casa, di chi risiede in Lombardia, dovete tenere presente alcune variabili fondamentali. Il primo riguarda come sta crescendo la famiglia lombarda. Esiste la famiglia del Mulino Bianco? È così con la coppia sposata con figli che si sta sviluppando la famiglia in Lombardia o i dati ci dicono altro? I dati ci dicono altro. E adesso ci arriviamo. Abbiamo pensato al problema migratorio? Perché questa è un'altra componente che incide sul diritto alla casa, che chiaramente è un diritto delle persone più fragili, più deboli, indigenti. Come è mutato il fenomeno migratorio in Lombardia in questi anni? Questo incide. Abbiamo poi il mercato del lavoro. La precarizzazione del lavoro in Lombardia è purtroppo una realtà, magari ancora meno che in altre regioni, ma comincia ad essere un problema. Chi non ha un lavoro non può permettersi un affitto di una casa sul mercato libero e quindi il suo diritto alla casa è minato. La domanda di locazione, la compravendita di case, come vanno le cose in una regione come la Lombardia, in cui il 75% degli abitanti ha la casa di proprietà?
Cosa sta succedendo invece alla domanda di locazione? Aumenta? Diminuisce? Che cosa sta succedendo in Lombardia sul fenomeno degli sfratti rispetto alle altre regioni, rispetto alle tendenze nazionali? E dunque, cominciamo dall'evoluzione della famiglia. Dirò poche cose perché purtroppo siamo a ridosso della pausa pranzo, però poi per chi è interessato a questa specifica tematica ci sarà un gruppo di lavoro oggi pomeriggio dove possiamo confrontarci sui temi che vi hanno incuriosito di più e su eventuali anche vostre proposte. Allora, la famiglia, purtroppo, sono dati di Regione Lombardia, sta molto cambiando. Sempre più riducendosi il nucleo familiare, che prima, come vi dicevo, era composto classicamente da marito, moglie e figli, aumentano le percentuali di persone sole, si parla quindi di famiglie mononucleari, perché ci sono anche un genitore e un figlio, un solo genitore e un solo figlio, le persone sole, gli anziani. Il trend dal 95 al 2011, per darvi un'idea, in un arco temporale, che le persone sole dal 23% passano al 30%, le coppie con figli dal 46%, quindi quasi la metà, si riducono al 36%, le coppie senza figli aumentano dal 20 al 24%, il monogenitore, che era solo il 7%, arriva quasi al 10%. Quindi cambia la tipologia delle famiglie. Aumentano le percentuali delle cosiddette famiglie allargate, cioè quelle in cui uno, almeno uno dei due membri, ha alle spalle una precedente esperienza coniugale, quindi aumentano anche le separazioni, i secondi matrimoni e così via. Quando si parla di diritto alla casa, bisogna tener conto anche di questo, perché sulla base della disponibilità di alloggi pubblici, quindi case popolari, cambiano anche le esigenze di case. Vedrete che ci sarà bisogno adesso di case più piccole o dimensioni medie, proprio per seguire la tipologia familiare. L'altro fenomeno che vi ho citato, che è quello legato all'immigrazione, allora, sempre dati della Regione Lombardia ci dicono che complessivamente, l'ultimo dato aggiornato al 2012, la numerosità degli stranieri immigrati in Lombardia provenienti dai cosiddetti paesi a forte pressione migratoria sono stimati in 1.240.000 unità, cioè qui in Lombardia un quarto degli immigrati presenti in Italia. E addirittura i dati ci dicono che la più forte concentrazione nella provincia di Milano, che assorbe quasi il 40% dell'immigrazione regionale. A fronte di questo flusso di cui noi dobbiamo tener conto, ci sono benefici, ma ci sono anche maggiori criticità da affrontare su questo tema. I benefici sono che Regione Lombardia, in base agli ultimi trend del censimento, sta andando verso una popolazione anziana. Questo trend negli ultimi anni è stato arrestato grazie all'arrivo di migliaia di famiglie di immigrati che fanno figli e quindi aumentano la natalità, la forza lavoro in questa regione. Dall'altra parte, molte di queste famiglie che arrivano da altri paesi con forte pressione migratoria hanno una situazione di indigenza e quindi aumentano il fabbisogno del diritto alla casa. Come vi accennavo, c'è anche un problema di mercato del lavoro, la terza condizione, la flessibilità occupazionale, la mobilità per studio e lavoro hanno anche aumentato le esigenze di diritto alla casa pubblica e naturalmente abbiamo anche dei dati sugli sfratti che sono molto interessanti, io li ho presi dal Ministero dell'Interno, e che ci dicono che, per esempio,
Sui provvedimenti di sfratto emessi nel 2013 emerge in tutta Italia, emerge che il maggior numero degli sfratti si concentra in Lombardia, nella nostra regione, con 14.037 provvedimenti che costituiscono il 20% del totale nazionale di sfratti. Guardate, sono dati importanti, perché poi chi viene sfrattato normalmente sono persone che non hanno lavoro, che magari hanno anche problemi di salute, di reinserimento e hanno bisogno di una casa pubblica. Andiamo invece ai dati più concreti su quanto riguarda il fabbisogno effettivo della nostra regione Lombardia, che è molto diverso da quello delle altre regioni. Mercato libero. Allora, sul mercato libero si stima che nel 2018, quindi l'anno prossimo, ci sarà un eccesso di offerta di edilizia libera pari a 370.000 alloggi nella nostra regione. Sapete cosa vuol dire? Che 370.000 alloggi presenti sul mercato libero rimarranno sfitti e vuoti, improduttivi. Poi andiamo a vedere quali sono invece le esigenze di fabbisogno al 2018 di housing sociale. Non so se tutti sapete che cos'è l'housing sociale, questa bella parola inglese che noi abbiamo importato, è praticamente una risposta al bisogno di casa, non dei più deboli e dei più fragili, ma del cosiddetto ceto medio impoverito. Perché cosa è successo in questi anni proprio grazie alle tendenze che vi ho illustrato in premessa? Che gran parte di famiglie che del ceto medio, che normalmente accedevano al credito, quindi alla possibilità di fare mutui per acquistare casa, oppure alla locazione sul mercato libero, quindi ad affitti di mercato, non riescono più, stanno scivolando verso il basso proprio per le condizioni che vi ho illustrato di lavoro, di cambiamento del tessuto sociale e produttivo della nostra regione. Cosa succederebbe se questa fascia grigia, chiamiamola, di mezzo, che costituiva l'ossatura produttiva della nostra regione e anche del nostro paese, il ceto medio, scivolasse verso il basso? Rientrerebbero tutti nelle case popolari e questo naturalmente triplicherebbe, se non di più, quintuplicherebbe le necessità per lo Stato e per la Regione di rispondere a questo bisogno. Quindi cosa si è cercato di fare con le politiche abitative fallimentari sinora di Regione Lombardia, ma anche a livello statale? Si dava risposta a queste famiglie con formule come canone moderato, canone convenzionato, formule di acquisto casa tramite patto con futura vendita, riscatto dopo un certo numero di anni della casa, dopo aver pagato il canone. Tutto questo è housing sociale. Però è sicuramente indubbiamente come fabbisogno minore a quello delle fasce più povere, perché si stima che nel 2018 saranno necessari 150.000 alloggi. Ecco, l'offerta a oggi risulta essere 70.000 alloggi disponibili in housing sociale. La Regione Lombardia cosa ha pensato quindi? Di fare una nuova legge di riforma della casa che fosse tutta sbilanciata sull'housing sociale, cioè a tutelare il ceto medio impoverito, dimenticandosi però anche di apporre quegli strumenti per i più poveri, quelli che stanno nelle case popolari, perché questo è il dato più allarmante di tutti quelli che vi illustrerò oggi. Il fabbisogno di case popolari nel 2018 è stimato a 500.000 case, che non abbiamo, perché guardate che oggi, se riusciamo a rispondere alla metà, oggi siamo nel 2017, il 2018 è l'anno prossimo, siamo stati con dati molto vicini a noi anche per rendere il fenomeno. Con la disponibilità di case che abbiamo, e parlo soprattutto di case di proprietà delle ALER, perché come sapete in Regione Lombardia gli alloggi popolari sono di proprietà e gestiti dalle ALER in quanto enti regionali, quindi sotto diretto controllo di Regione Lombardia, oppure sono case di proprietà di comuni che le danno in gestione alle ALER o decidono di autogestirli.
oggi ci sono anche delle formule di partnership pubblico-privato anche sulla gestione delle case popolari in forma sperimentale. Quindi l'urgenza massima che noi abbiamo visto nella nostra battaglia contro la riforma casa che è stata recentemente varata da Regione Lombardia è stata concentrare l'attenzione su questa necessità di casa a cui non viene data risposta. Qual è lo strumento attraverso il quale si può operare in Regione Lombardia per dare degli indirizzi e delle politiche abitative attive che rispondano veramente a questi dati, che sono dati reali, dati di enti terzi, dati istituzionali, non inventati dal Movimento 5 Stelle? Esiste uno strumento che si chiama PRERP, Piano Regionale di Edilizia Residenziale Pubblica, che è un documento di programmazione triennale che Regione Lombardia in realtà non faceva da anni, poi in questa legislatura attraverso le sollecitazioni dell'opposizione è stato varato il nuovo piano regionale che è già scaduto, ve lo dico, perché è stato varato per l'arco triennale dal 2014 al 2016 e che purtroppo ha fallito tutti i suoi obiettivi principali, che potevano essere anche condivisibili. Per esempio, l'obiettivo non raggiunto era che avrebbe dovuto sviluppare l'offerta abitativa pubblica, proprio in rapporto al fabbisogno in raddoppio, in fase di raddoppio di case popolari. Avrebbe dovuto concentrare tutte le operazioni, le azioni verso la riqualificazione e il recupero del patrimonio abitativo pubblico che non risulta essere utilizzato, è dismesso, è da rimettere a posto, è da reinserire nel circuito abitativo, e soprattutto avrebbe dovuto completare dei programmi di investimento che erano previsti nei cosiddetti strumenti di programmazione negoziata. Avrete sentito parlare chi viene da Milano dei contratti di quartiere o anche dei cosiddetti accordi di programma, che sono accordi in cui la regione avvia dei programmi di riqualifica di quartieri o di aree popolari o con mix sociale, quindi in parte popolare, in parte residenziale, in parte commerciale, avvalendosi anche di fondi statali, regionali e comunali. Molti di questi progetti, che sono stati addirittura avviati 10 anni fa, noi li abbiamo monitorati, non sono a tutt'oggi conclusi. I soldi sono spariti, le aziende sono fallite. Io in particolare mi sono concentrata su un caso simbolo, che è quello dell'Aller di Milano, che è il più complesso e anche, scusate il termine, verminoso di tutta la Lombardia, perché abbiamo scoperto, dopo che Maroni a inizio legislatura ha annunciato un default di 80 milioni di euro, in realtà il Movimento 5 Stelle, lavorando in commissione d'inchiesta e lavorando sui numeri, ha scoperto che il default era pari a 0,5 miliardo di euro. È un'altra cosa. Allora, i problemi della casa, del diritto alla casa e di come noi, Movimento 5 Stelle, ci proporremmo di indirizzare le politiche abitative in Regione Lombardia necessitano anche di risorse, di buon uso delle risorse. Allora, una parte noi l'abbiamo già avviata con questa legislatura, perché proprio i primi anni, in occasione della riforma della governance delle ALER, che sono enti regionali, il Movimento 5 Stelle ha proposto il suo progetto di legge, assolutamente innovatore rispetto ai 7 progetti di legge proposti fra maggioranza, PD e Patto Civico, perché la maggioranza non era unita, ne ha presentato uno la Lega, uno Forza Italia, cioè ognuno aveva la sua idea, tanto per dirvi che macello è anche la gestione di questi enti. Il Movimento 5 Stelle ebbe un'idea semplicissima: sono 13 ALER in tutta la Lombardia, con 13 consigli di amministrazione, poltrone a gogo, stipendi a gogo. Ma se questi non sanno gestire il fabbisogno abitativo e non hanno dimostrato in questi anni di saperlo fare, ma perché dobbiamo sprecare questi soldi? Non risolvono i problemi del diritto alla casa, ma un risparmio di 3-4 milioni di euro l'anno
invece di darle a questi poltronifici, concentriamo le ALER per zone territoriali, infatti sono state trasformate in 5. A Maroni è piaciuta l'idea dell'abbattimento to cure dei consigli di amministrazione, è stato accolto questo nostro principio, in un batter d'occhio 13 consigli di amministrazione sono spariti. Molte ALER, grazie all'operato del Movimento 5 Stelle, sono state costrette a fare i conti con i disastri che avevano fatto prima che noi arrivassimo in regione, quindi con dei piani di risanamento che, guardate, non riguardano soltanto Milano, anche un ALER del sud della Lombardia, Pavia Lodi, si trova in una situazione di default. In generale c'è anche un problema di autosostentamento, perché comunque noi andiamo a rispondere a una popolazione fragile, cioè se io vi dico i dati, praticamente risulta come reddito ISEE, gli ultimi dati ci dicono che in Lombardia il 67,5% delle famiglie che vive in case popolari, quindi la stragrande maggioranza, hanno un reddito sotto i 20.000 euro e addirittura il 32% hanno un reddito che arriva malapena a 10.000 euro. Quindi noi dobbiamo occuparci di questa grande fetta e dobbiamo trovare le risorse, che spesso, adesso ci sono stati dei grandissimi tagli da parte dello Stato sulle risorse nelle politiche abitative. C'erano anche maggiori investimenti della regione in passato su questi benedetti accordi di programma, dove poi però i soldi sono spariti. Secondo noi è necessario innanzitutto andare a individuare gli sprechi, come abbiamo già fatto per esempio cambiando la governance di certi enti e risparmiando dei soldi, e saper reperire maggiori risorse concentrandole nelle aree di maggiore fabbisogno. Bisogna fare delle scelte. E allora fra chi è più povero e chi è meno povero penso che possiate essere d'accordo nel dover dare priorità e maggiori strumenti a chi proprio non ce la fa. E questa non è una forma di assistenzialismo, badate, perché è come per l'economia circolare, cioè per permettere l'integrazione delle famiglie e delle persone nel tessuto produttivo devi metterle in condizioni di avere una vita dignitosa. E questo è un compito che non può avere il privato, perché Lombardia e la regione Lombardia, la giunta Maroni, questo centrodestra continua ostinatamente, come sta facendo, come ha fatto per la riforma sanitaria, la stessa linea l'ha tenuta in campo trasporti, la stessa linea l'ha tenuta sulle case popolari, tutto sbilanciato sul privato. È lo Stato prima di tutto e la regione come ente istituzionale che deve farsi carico di rispondere a questo tipo di bisogno. Il privato comunque guarda, deve necessariamente guardare al profitto, quindi non riuscirà a rispondere a un servizio che è un servizio essenziale, primario, ma che purtroppo è in perdita. È lo stesso discorso dei treni, no? Il servizio di trasporto pubblico locale non si autoalimenta, è sempre in perdita, perché comunque è un servizio pubblico, è un diritto essenziale quello alla mobilità, quindi è necessario che il pubblico investa in questi settori, come è necessario che lo faccia nelle case popolari. Quindi sicuramente in una proposta di governo la regione Lombardia deve, per quello che ci riguarda, avere sicuramente un intervento più massivo come risorse a proprio bilancio, che non arrivano neanche all'1%, le risorse stanziate per le case popolari in Lombardia non arrivano neanche all'1% del bilancio ogni anno. Per dirvi che arrivano le briciole, dallo Stato arrivano pure briciole, perché negli ultimi governi Renzi, abbiamo un tavolo di lavoro anche nazionale con la nostra Lombardi, che si occupa di diritto alla casa a Roma, alla sua recente interrogazione sulle somme erogate alle regioni, alla Lombardia sono arrivati 83 milioni di euro per un fabbisogno di 500.000 persone solo nelle case popolari, oltre 100.000 persone del ceto medio impoverito. Quindi sono politiche, quelle abitative, che vanno strettamente coordinate anche con i nostri parlamentari. Bisogna agire in regione, bisogna agire da Roma.
Roma. L'altra cosa importante da introdurre nelle politiche abitative, ma come ha detto Paola, in tutti i settori, anche in sanità, eccetera, anticorruzione e trasparenza, perché ci siamo accorti che in questi anni, se la regione Lombardia non è stata capace di rispondere al fabbisogno, è stato non solo per i problemi che vi ho descritto, la crisi del mercato, il cambiamento delle famiglie, i trend di natalità, i flussi migratori, ma soprattutto perché non ci sono controlli. Non ci sono controlli. Abbiamo scoperto che per esempio un'azienda come Aller Milano da anni non era in grado di fare manutenzione ordinaria di un patrimonio abitativo che ha un valore di 1 miliardo di euro. Sapete cosa vuol dire non saper fare manutenzione ordinaria su un patrimonio da 1 miliardo di euro? Che il patrimonio si degrada automaticamente, i costi aumenteranno, più aspettiamo più aumentano. Regione Lombardia non controllava quello che succedeva dentro le Aller, le scelte che venivano fatte, la contrazione anche qui di contratti derivati, di mutui per accordi di programma che non erano fattibili e non realizzabili, per la costituzione di società partecipate scatole cinesi con dei personaggi ambigui al loro interno, sfiorati dalle indagini giudiziarie e mai condannati. Quindi l'opacità in cui si muove un governo della Lombardia che non sa fare della trasparenza e del contrasto alla criminalità e alla corruzione la propria bandiera, sicuramente danneggia prioritariamente i settori più fragili, come quelli del diritto alla casa. Ora, io sono una chiacchierona, però non vi vorrei ammorbare oltre. Ho cercato di darvi un quadro estremamente sintetico del mondo della casa. Poi, dicevo, siccome è ora di pranzo, inviterei tutti al bar, credo che sia qui sotto, per un veloce pranzo. Riprenderei con chi di voi alle 2 vuole partecipare a questo specifico tavolo, ha delle curiosità, delle idee o delle proposte per incrementare il nostro programma sulla casa. Grazie.